con Francesco Nardella, autore del primo gol bianco-rosso-blu contro il Seravezza. Francesco, bellissimo gol, l'hai cercato da fuori area con l'aiuto del palo, diciamolo, però bellissimo gol. Che partita puoi commentare da parte tua? Grazie, innanzitutto grazie, sono felicissimo del gol, l'ho cercato per tutte queste partite, è finalmente arrivato, ma la vera felicità è per la vittoria, per la grandissima prestazione da parte di tutto il gruppo. Bellissima vittoria che arriva dopo purtroppo una sconfitta contro il Grosseto, ma ci siamo subito ripresi in mano gioco, risultato e anche ho visto il morale della squadra, perché fa morale una bella vittoria così. Sì, noi in settimana lavoriamo sempre a 1000 all'ora, poi la domenica si vince, si perde, si pareggia e dopo una sconfitta un po' immeritata a Grosseto ci siamo ripresi 3 punti qui in casa, penso in maniera perfetta. La partita l'abbiamo dominata sostanzialmente, abbiamo visto forse un paio di tiri non pericolosi del Seravezza. Che partita abbiamo impostato? Ma il mister l'ha preparata così questa settimana, forse loro non se l'aspettavano. E abbiamo fatto la partita perfetta, abbiamo creato 7-8 occasioni e subito veramente pochissimo. Senti, non c'è un attimo di respiro, già mercoledì ci sarà una semifinale importante. Sì, siamo impegnati su 2 fronti, tutte e 2 importanti allo stesso modo. Affrontiamo una squadra molto forte, ma noi ci devono temere loro. L'abbiamo detto nelle interviste passate, anche nelle scorse settimane, ti sei inserito bene in questo gruppo. Sì, soprattutto merito del mister e di tutti i compagni di squadra che mi hanno accolto a braccia aperte sin dal primo giorno. Perfetto, ringraziamo Francesco Grazie, Nardella. Buona serata.